Ciao a tutti, io sono di nuovo Daniela e oggi, come una giornata piovosa, una giornata bruttissima, mi ho fatto proprio un caffè, devo riconoscere, un caffè americano. Prendo oggi il caffè con voi e iniziamo a fare queste scarpine sport. Già l'avete visto nella foto precedente, nella mia pagina. Proprio oggi le ho fatto per voi. Ho fatto una scarpina, diciamo, un po' alta e anche la linguetta l'ho fatto più lunga perché così si riesce a vedere meglio il modello. Questa è la cosa che in questo momento c'entra, il modello, come si fa proprio passo a passo questa scarpina. Allora, iniziamo. Per l'inizio chiudiamo bene e facciamo una catena da 10 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Dopo questi 10 punti prendiamo il filo, l'uncinetto, 1, 2 e 3. Nella terza facciamo il primo passo proprio. Così seguiamo con il punto alto fino alla fine della catena. Un punto alto in ogni punto della catena, come avete già visto anche all'inizio. Abbiamo fatto quelli 10 punti alti. Siamo arrivati alla fine della catena. In questo punto, alla fine della catena, facciamo ancora 6 punti alti nello stesso punto della catena. Allora, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Abbiamo fatto 6 punti. Così il nostro lavoro si sta girando, facciamo una curvatura. Proseguiamo con un punto base nell'ogni punto della catena fino alla fine della fila. Prendiamo nello stesso modo sotto il nostro lavoro anche questo filo, così si nasconde e sarebbe più semplice da tagliarlo dopo. Allora, questo lo teniamo così e andiamo avanti fino alla fine della catena nell'ultimo punto. Nell'ultimo punto della catena facciamo la stessa cosa come da quest'altra parte, 6 punti alti nello stesso punto della catena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e poi chiudiamo con un punto bassissimo. Allora, proprio si infila così, tiriamo il filo e lo tiriamo proprio da tutte e due. Così abbiamo qui chiuso la fila. Facciamo 2 punti e proseguiamo con un punto alto nell'ogni punto di base fino dove arriviamo in quello punto dove inizia la curvatura, dove abbiamo fatto quelli 6 punti. Allora, questo è il primo. Allora, proseguiamo con un punto alto nell'ogni punto di base fino a questo punto. Abbiamo ancora 2 punti fino a là. Ecco, arrivati. In questo punto facciamo 2 punti alti in ogni punto di base. Facciamo tutto il giro in questo modo. 2 punti alti in ogni punto di base. 1 e 2. 1 e 2. Arrivata a questo punto,
Abbiamo fatto il proprio tutta la curvatura e andiamo con un punto di base, con un punto alto in ogni punto della catena, fino a questo punto dove sono fatti 6 punti nello stesso punto della catena, proprio uguale come in questa altra parte, niente diverso. Io sono arrivata alla fine, abbiamo fatto 2 punti alti nello stesso punto di base, fino a quando abbiamo finito la curvatura e abbiamo chiuso con un punto bassissimo. Adesso tiriamo il filo e poi lo tagliamo. Non lo so dov'è il mio forbice, però va bene anche così. Perfetto. In questo punto cambiamo anche il filo. Io ho scelto un modello per una bimba e per la bimba ci serve e ci sta meglio questa combinazione di colori, un azzurro con la rosa e ci sta bellissimo, no? Sono belli comunque. Allora, cambiamo il filo e prendiamo quello di colore rosa. Vediamo dov'è, è qua. E adesso devo mostrarvi un altro modo di fare questa bellissima riga. Da qui si può fare proprio da prima volta senza farlo dopo. E allora arriviamo così. Mettiamo proprio questa. È la riga dalla nostra ultima fila. E io faccio in questo modo. Primo chiudo benissimo. E adesso faccio in questo modo. Metto proprio il l'uncinetto così d'indietro e da quest'altra parte. Vediamo, facciamo ancora una volta. L'uncinetto, questo è il nostro lavoro, la parte di indietro e la parte davanti. La mettiamo proprio così, qua e da questa altra parte. Perfetto. E tiriamo nel tutte e due. Facciamo 2 punti per chiudere e iniziamo. Un filo sull'uncinetto, mettiamo qua e da questa altra parte. Tiriamo tutte e due e facciamo un medio punto con il filo sull'uncinetto. Tiriamo uno e sono tre. Tiriamo proprio su tutti e tre. Ancora una volta il filo. Mettiamo l'uncinetto sotto il questo e sotto il quello altro. E così tiriamo sul tutte e proseguiamo ancora una volta per vedersi meglio. Ecco. No, sbagliato perché ho fatto punto alto, non medio punto. Ancora una volta e prendiamo proprio da questa parte perché così si inizia a fare questa bellissima riga. Ok? Ci prova a proseguire in questo modo un po' per vedersi meglio com'è fatto proprio. Ecco. Qualcosa è sbagliato qui. Penso che a posto del punto medio ho fatto punto alto. Altra volta, in un altro tutorial, devo mostrarvi anche il punto alto messicano perché
In Messico si fa un altro tipo di punto alto. Allora, proprio si mette da questa parte e si prende così. Ci teniamo il lavoro in questo modo. Ecco. E così si fa la riga. Bene. Bene. La prima fila fatta. Allora, deve vedersi proprio così. Ok? Allora, iniziamo la seconda fila. Due punti e andiamo avanti con il medio punto. Devono essere tre fili proprio sopra l'uncinetto. Tiriamo tutto in questi tre fili. E andiamo avanti fino a quando arriviamo a questa parte davanti, solo da questa parte davanti. Ecco, è questa qua. Di questa volta, quando arriviamo qua, iniziamo a restringere un po' il nostro lavoro per chi arriva sopra questa cosa di davanti. Allora, nella seconda fila, dovete stare attenti perché nella seconda fila già iniziamo a restringere un po' il nostro lavoro. Allora, da questa parte davanti iniziamo a restringere un po' e facciamo il procedimento normale per restringere. Filo sull'uncinetto, una, due, e tiriamo tutte e tre. Ancora una volta, filo sull'uncinetto, una, rimane sull'ago e due, rimane sull'ago e adesso tutte e tre, ancora una, due e tutte e tre, una e due e poi tutte e tre insieme, ancora una e penso che bastano. Perfetto. E da qui, da questo punto in poi, andiamo avanti. Andiamo avanti con il medio punto fino a quando arriviamo da questa parte. Perfetto, la seconda fila. Facciamo la terza fila. Per la terza fila iniziamo con lo stesso punto, con il medio punto proprio, e andiamo avanti fino a quando siamo arrivati per la terza fila. Fino a quando siamo arrivati, facciamo il nostro lavoro così. Nel questo punto, dove già sono due punti alti nello stesso punto della catena sulla base della nostra scarpa. Allora, in questo punto iniziamo a restringere la parte davanti. Medio punto, ancora medio punto, e penso che siamo arrivati nel punto in parallele, nel punto dove dobbiamo restringere. Sullo stesso procedimento, tre punti sull'uncinetto e tiriamo il filo. Tre punti sull'uncinetto, tiriamo il filo. Fino a quando arriviamo da questa altra parte dove si fa la stessa cosa. Qua. E poi procediamo con il medio punto fino alla fine. Abbiamo iniziato anche la quarta fila, abbiamo chiuso la terza e iniziata la quarta. Per la quarta fila facciamo lo stesso procedimento. Quando arriviamo qui con due passi prima dobbiamo restringere un po',
Si sente, Maria Nazionale a me piace tantissimo, non sono una nazionalista, ma a me piace Maria Nazionale perché ha una voce splendidissima. Per chi non conosce, Maria Nazionale è una cantante dal sud Italia e per me è proprio speciale. Allora, e continuiamo con il punto, con il medio punto, punto medio, la puntata media, fino a quando chiudiamo anche questa fila. Abbiamo chiuso il nostro giro, abbiamo chiuso la fila e facciamo ancora un punto in su o due. Due punti e giriamo il nostro lavoro. Per la prima volta andiamo proprio indietro. Punto filo sull'uncinetto e facciamo medio punto girandoci proprio fino, teniamo il lavoro così, fino da quest'altra parte. Deve essere proprio diritto, in parallele. Arrivati qui, da quest'altra parte, proprio questo è il centro, e siamo arrivati così. Abbiamo chiuso, tagliato il filo. Adesso prendiamo quello altro colore per fare la linguetta. Come facciamo la linguetta? Vediamo qui. 1, 2, lasciamo 1, 2 da ogni parte e nella terza chiudiamo bene il filo e lo prendiamo da questa parte e facciamo medio punto 1. 2, 3, 4, 5, 6. Facciamo ancora 1, 2 in ogni una, 2 in prima, 1, 2 e 2 in seconda. E chiudiamo in questo modo. Andiamo con un punto avanti. E giriamo il nostro lavoro. E facciamo un punto medio nell'ogni punto della catena. Devono essere uguale 6 punti. Solo alla fine devono essere 7 perché di là sopra si allarga un po'. Allora, arrivate qui da quest'altra parte, prendiamo proprio in questo punto e giriamo il punto prossimo proprio. Giriamo, facciamo due punti e 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e chiudiamo. Perfetto. Ecco, abbiamo fatto qui 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. E il quarto dobbiamo chiudere proprio qui. Due punti e giriamo. E medio punto. Facciamo il medio punto e in ogni punto della catena giriamo arrivata nell'ultimo
qual è questo? Ok? Chiudiamo. Prendiamo uno qua e chiudiamo. E andiamo qui sopra. Eccoci. Qualcosa non ci sta qua. E se avete sbagliato, come ho fatto io, dobbiamo trovare la soluzione. La soluzione è questa, di prendere il punto dove abbiamo sbagliato, di prendere anche questo punto di qua e chiudere in questo modo con tre punti. È chiuso. E adesso abbiamo rifatto tutto in un modo gentilissimo. 1, 2, 3. Facciamo tre punti di questa volta perché è la ultima fila, questa deve essere un po' più larga e più alta. E facciamo il punto alto. E facciamo un punto alto in ogni punto di base della linguetta. Ok? E qui arriviamo e prendiamo tutte e due, facciamo il punto alto che ci serve per la linguetta. Ecco, abbiamo fatto anche questa nostra linguetta. Chiudiamo fatta anche questa. In questo momento dobbiamo fare questo punto da qui per prima. E facciamo, voi avete già visto come io ho fatto per quelle altre scarpine. Prendiamo questo punto, lo tiriamo e poi si nasconde, certo, non è questa una problema. Arriva da questa parte. E si nasconde così, proprio, ecco. E uscirà in questo modo. Va bene, è così. Prendiamo e tiriamo il punto. Ancora una volta. Oppure così. Teniamo il lavoro in questo modo, si può in due modi diversi. Ecco, e ce la facciamo. Sono due punti e noi lo prendiamo della fila precedente e noi prendiamo solo quello di indietro e facciamo quello punto bassissimo in quale solo tiriamo il filo, non facciamo un punto basico, solo tiriamo il filo. In questo modo e così arriva questa riga. Ecco, bella, no? È solo per decorazione, niente altro, non è mica utile, però è bello. Solo questo. Ecco, arrivati alla fine, in ultimo punto. Chiudiamo. Adesso abbiamo la linguetta, abbiamo la decorazione di sopra. Ok? Però manca ancora questa parte di sotto. Facciamo anche questa subito. Allora, facciamo adesso questa parte di sotto. Proprio viene sopra il nostro lavoro e anche questo proprio per la decorazione, niente utile, però ci sta e sembra una scarpina bellissima in quello modo. Come la facciamo? Abbiamo chiuso il nostro filo
nell'uncinetto. E adesso facciamo in questo modo, prendiamo la scarpina così. Vediamo da dove avevamo iniziato, la fare prima fila per restringere. Questa qua. Allora, questo è il primo punto. Nel questo primo punto mettiamo l'uncinetto nello stesso modo come abbiamo fatto la prima fila. Allora, mettiamo il primo l'uncinetto e tiriamo e chiudiamo solo un solo punto, niente altro. E andiamo filo sull'uncinetto, andiamo avanti nello stesso procedimento come abbiamo fatto la prima fila. 1, 2, 3. 4 e 5, 6, 7 e ancora 8 punti. Sono 8 punti. Va bene. E chiudiamo nel prossimo. Con un solo punto. Proprio sono fatti 10 punti alla base di questo modello. Chiudiamo e andiamo avanti ancora con uno. Chiuso uguale. Punto basico. Ci giriamo, lasciamo il primo e facciamo il secondo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e chiudiamo. Devono essere 10. Andiamo anche un po' avanti di questa volta con 2 punti, 1 e 2. Ci servono 2 punti perché questa fila la facciamo con il punto alto. Ci giriamo e iniziamo, lasciamo 1 e 2 e nella terza facciamo punto alto, 1. Ecco, in questo modo, 2 con punto alto. Spero che la mia spiegazione è stata utile anche di questa volta. Ecco, arrivati da questa parte, ecco che bellissime sono. Facciamo ancora una qua per chiudersi meglio. Noi guardiamo, si chiude bene o non si chiude bene. Così, in questo modo, la scarpina chiude meglio. Perfetto. E adesso chiudiamo dopo 1-2 punti. Nel secondo prendiamo così e chiudiamo. Ecco, e abbiamo fatto anche questa parte di sotto. Chiudiamo e tagliamo il filo. Io ho fatto già una catena con un punto semplice, una catena di un punto base di 50 punti. E
E questa catena la mettiamo così. Ok? Vediamo. Questa deve essere la fila di sopra, deve venire così. E questa, quella di sotto. Tiriamo fuori. Ok. Una parte piccolissima e la facciamo entrare da questa altra parte. Ecco. Devo nascondere tutti i fili perché ci sono tantissimi. Non si fanno tagliare corti, si nascondono tra il lavoro perché altrimenti abbiamo poi una sorpresa di trovarli proprio, no, sbagliato. Come mai ho fatto? Non lo so, ma l'idea è che ho sbagliato. Deve essere da questa riga, da qui. Ecco. Fatto. E la prossima deve uscire da qui. Ecco, ci siamo, e fino a questa altra parte. E poi sotto facciamo un nodino e abbiamo anche la seconda scarpina. Sono tutte e due. Io metto un po' di cotone dentro per arrivare bellissime e per prendere la forma devono stare un po' così. Hanno la forma, sono bellissime. Ecco, fate anche queste scarpine per voi. Non dimenticare di dare like o di mettere mi piace. Di iscriversi sul mio canale, tutti mi chiedono come possono fare questa cosa. È più semplice, sotto il mio clip video c'è un bottone rosso dove c'è scritto iscriviti. Dovete schiacciare quello bottone. Io vi aspetto anche con tutte le domande che le avete sul mio lavoro. Voglio sapere anche che tipo di tutorial vi serve, cosa volete ancora vedere, e in questo modo impariamo tutti qualcosa. Perché ogni giorno c'è qualcosa da imparare. Spero di vederci più presto nel Facebook. Mi trovate sotto il mio nome, Dani Daniela Handmade Bags, oppure una parte delle cose che le faccio io li trovate anche nella pagina Fluke Handmade Baby Boutique. Alla prossima, vi auguro una bella bella giornata. Arrivederci!